Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, del sito gianlucarossi.it e di tutti gli altri social. Basta, basta, lo dico alla vigilia, basta pareggi con lo Shakhtar, basta 0-0. Ne abbiamo fatti tre di fila, dopo il 5-0 in Europa League nell'estate del 2020. Basta, veramente basta. Vedo la squadra motivatissima, al di là di chi ha faticato, come Correa, come Barella, di chi non c'è, come De Vrij, come Sanchez. Però ragazzi, basta. Basta, abbiamo un solo risultato. Non credo ad un miracolo bis dello Sheriff sul Real Madrid. Quindi, se battiamo lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, anche con un gol, siamo finalmente alla seconda fase di Champions. E io, che già mi sono preso il biglietto, me ne posso andare la notte di Sant'Ambrogio a Madrid a vedere solo il nuovo Bernabeu senza dovermi minimamente preoccupare del risultato di quella partita. Sì, ci sarà forse il primo o il secondo posto da decidere, ma chi se ne frega. Sono tre anni, ragazzi, che aspettiamo questo momento, quello di arrivare alla seconda fase di Champions. Dico tre anni, sempre sulla nostra strada gli ucraini dello Shakhtar. Ma non è colpa loro, è colpa nostra. Perché in Europa League io me lo ricordo bene quando avevamo vinto 5-0. E qualcuno diceva spiritosamente potevamo ottenere qualche gol per la finale, finale che poi perdemmo a Colonia. È l'unica finale che ho perso all'estero. Non ho mai perso una finale all'estero. Non ho mai perso le tre di Coppa UEFA dell'Inter. Anzi le due, perché una era a Roma nel 91, 94-98. Non ho perso quella di Champions nel 2010, persino quando Tele Lombardia mi mandò al seguito della Juventus e seguì la Juventus nel 96 in Champions League, l'accompagnai fino alla vittoria finale. La Juventus da allora non l'ha più vinta la Champions League, l'ultima l'ho raccontata io qua a Tele Lombardia. L'unica finale, ripeto, all'estero che ho perso è stata quella di Colonia di Europa League, anche perché l'Inter, ricordiamolo, è l'ultima squadra ad aver portato in Italia la Champions League 2010, l'ultima ad aver portato il Mondiale per Club, quindi la Coppa del Mondo, sempre 2010, dicembre, l'ultima ad aver giocato nell'estate del 2020 la finale di Europa League. Quindi non diciamo che non andiamo bene in Europa, siamo andati da cane l'anno scorso, ragazzi, siamo andati da cane l'anno scorso quando siamo usciti con l'ultimo posto nel girone, proprio perché non siamo riusciti a fare un gol allo Shakhtar, dove ci siamo mangiati di tutto. Quindi veramente non mi interessa la formazione, decida Simone Inzaghi, che ho sentito in conferenza stampa, chi sta meglio, chi deve giocare. Adesso la testa, non voglio neanche pensare a Venezia, sarò anche a Venezia, non voglio pensare poi allo Spezia, il campionato non mi interessa adesso, perché tanto quello che dovevamo fare in questa magica 13ª giornata l'abbiamo fatto, contemporaneo stop del Milan e del Napoli battuto da noi. Tra l'altro aveva la miglior difesa d'Europa col Chelsea, prima di affrontarci, quindi diciamo anche queste cose, ci ha messo in una situazione più tranquilla in campionato. Adesso, ragazzi, c'è solo lo Shakhtar, c'è solo la Champions League. Abbiamo assolutamente, ma l'obbligo, il dovere, non so se esiste una partita più forte, una parola più forte di obbligo, di dovere. Non so se in questo momento, anzi sicuramente in questo momento non esiste per noi una partita più importante dello Shakhtar. Siamo più forti, cioè lo so che siamo più forti, però non è possibile che per ben tre volte consecutive non gli abbiamo fatto un gol dopo avergliene fatti cinque. Guardate, me ne sono stampate le Champions League ultime dell'Inter, perché è bene che ve le ricordate. 2018-2019, terzo posto, a pari punti col Tottenham, che però è in vantaggio negli scontri diretti, anzi miglior differenza rete, adesso neanche mi ricordo. Sì, forse è quello. Resta il fatto che finiamo in Europa League con Spalletti allenatore, 16esimi, nessun problema con il Rapid, 1-0 e 4-0, usciamo con l'Eintracht di Francoforte, mi pare Rebic, ma potrei sbagliarmi, era il 14 marzo del 2019. Champions League 2019-2020, c'è già Conte, e anche lì finiamo dietro Barcellona e Borussia Dortmund, finiamo a 7 punti, e anche lì finiamo poi in Europa League. Battiamo il Ludogorets, il Getafe, il Leverkusen, erano partite secche perché c'era il Covid, lo Shakhtar 5-0 in semifinale.
E poi la finale a Colonia, mamma mia, 3-2. Lukaku che si mangia un gol dopo che siamo andati in vantaggio, abbiamo subito la loro rimonta. Lukaku si mangia un gol davanti al portiere, è sfortunato su una deviazione, su punizione, insomma, e finisce male. Ho girato Colonia per tutta la notte, capendo, lo dico sinceramente, quanto fa male perdere una finale. Io che ho sempre preso in giro ovviamente gli juventini, per la prima volta, provavo che cosa voleva dire perdere una finale di Europa League. Sapete che anche la storia dell'Inter, tutta recente, al di là dello scudetto, sarebbe cambiato. Pensate se avessimo messo in fila sia un'Europa League l'anno prima con un secondo posto in campionato e lo scudetto dello scorso anno. Anche perché vincere l'Europa League avrebbe voluto dire trovarsi poi nella prima urna per il sorteggio e fare addirittura una finale di Supercoppa Europea. Invece in un attimo si è dissolto tutto questo. E poi l'anno scorso il disastro, vi leggo solo la classifica: Real Madrid 10, Borussia Mönchengladbach 8, insieme allo Shakhtar Donetsk, e noi 6 punti, perché in Europa League ci va lo Shakhtar Donetsk e non noi. Ancora 0-0 a San Siro in quel maledetto 9 dicembre 2020. Sì, lo so che molti pensano che da lì poi è cominciata la cavalcata scudetto dell'Inter. Io però non sono d'accordo, perché poi se andate a vedere tra Coppa Italia, infrasettimanali, noi abbiamo giocato comunque ogni 3 giorni, anche poi da gennaio e febbraio. Milan l'abbiamo preso e sorpassato a metà febbraio, che ancora giocavamo ogni 3 giorni. Quindi diciamo che l'effetto di non avere le coppe, che da molti viene indicato come l'effetto decisivo, lo abbiamo vissuto dopo. Effettivamente poi è stata una marcia trionfale fino a più 12 sul Milan. Però lo stato d'animo, ecco, rispetto al Milan, che gioca a sua volta in Champions League, è completamente diverso. Loro escono e ci può stare al primo anno con i clienti che hanno trovato, perché si sono trovati, la chiamo io la quarta urna, dove ci siamo stati anche noi, la cosiddetta urna funebre nel sorteggio. Hanno trovato ovviamente Liverpool, Atletico Madrid e Porto, e ci sta. Magari insomma, se riuscissero a fare più di un punto sarebbe meglio, ma loro vogliono uscire, perché pensano poi ovviamente di dedicarsi al campionato. Richiamano il nostro esempio l'anno scorso e loro non vedono l'ora di uscire. Noi no, noi non possiamo permetterci ancora una volta, perché sarebbe la quarta volta, di fermarci al girone di Champions League, alla prima fase di Champions League. A parte che anche economicamente questo cambia il mondo, attenzione, perché arrivare agli ottavi, poi non mi interessa chi troveremo, lo vedremo, mi basta per il momento arrivare agli ottavi, perché anche dal punto di vista economico una qualificazione agli ottavi con 2 partite, ragazzi, cambia veramente la vita. Quindi tutti pronti, mentalizzati, Inter, Shakhtar, la missione è andare alla seconda fase di Champions League, e per farlo serve solo un risultato, la vittoria. Ciao a tutti e viva l'Inter!